Allora, TAM Associati ha cercato di coniugare impegno civile e professione. In sostanza abbiamo cercato di far collidere quelle che erano, diciamo, le nostre aspirazioni di persone, i nostri ideali con la nostra pratica professionale. E lo abbiamo fatto in più di 20 anni di lavoro in cui ci siamo indirizzati a quel mondo che sentivamo affine a noi, e quindi il mondo dell'associazionismo, il mondo del non profit, il mondo dell'ONG. Questo crediamo, continuiamo a credere che l'assunto di Gio Ponti, l'architettura e arte sociale, è un assunto non solo ancora attuale, ma è un assunto necessario. In merito alla semplificazione, posso dire che, diciamo, che questo appartiene al filone di ricerca più recente del nostro studio. Riguarda un discorso articolato e complesso inerente al tema della sostenibilità. L'architettura sostenibile è comunemente vista come quell'architettura in cui si fa impiego del massimo delle tecnologie possibili, dei materiali di ultima generazione, sostenibili sicuramente, ma che molto spesso portano ad altissimi costi di costruzione e una ridondanza all'interno degli edifici, dei progetti. Noi a questo abbiamo cercato di reagire non tanto in contrapposizione all'innovazione tecnologica, ma cercando di individuare quello che è veramente necessario all'interno di un progetto, cercando di mixare soluzioni che vengono dalla tradizione all'innovazione tecnologica che comunque è necessaria. Quindi è uno sforzo teso a, diciamo, ridurre il superfluo e andare a individuare quello che è effettivamente necessario, con effetti sull'impatto che ha un progetto, con effetti che ha sui costi dei progetti su cui lavoriamo. Tempo?